Buongiorno. Dica. Senta, ho i documenti da consegnare. A chi? A lei. Cioè, documenti da consegnare per chiedere la pensione. Ah, per chi? Per me. Vabbè, documento di riconoscimento, per piacere. Ce l'ho. Eccolo qua. Grazie. La pensione. Sì. Ma lei ha soltanto 48 anni. Sì, lo so, però mi sento pronto. In tutta onestà, diciamo, c'è un limite a tutto. Sono 3 anni che lavoro. Sipondina? Un altro che si sente pronto? Pronto? No, non è a te, un altro che si sente pronto. Pronto? Pronto? Sì. Con chi parli? No, lei mi ha chiamato adesso perché mi sentivo pronto e ha detto pronto. Beh, la vedo la signora dove sta. Signora, c'è a noi! Buongiorno, brigadier, maresciallo carissimo. Signora, siamo venuti a prenderla per portarla in caserma. Scommetto che avete ritrovato la macchina. No, signora, la macchina non l'abbiamo ritrovata. Però, abbiamo arrestato il ladro. E allora siamo a cavallo. Signora, siamo venuti a piedi, che la caserma è all'angolo. E poi il cavallo, dove lo parcheggiavamo, scusa? Carissima, la salita. Vabbè, va, scendo? Sì. A posto. Salve, piacere, Paolo mi chiamo. Salve, mi scusi. No, senta, mi hanno detto che siete specializzati, fate le porte blindate? Ma certo, la nostra famiglia nasce con le porte blindate. Ah, proprio nasce? Mio papà faceva le porte blindate. Ottimo. E mio nonno faceva le porte blindate. Ah, quindi è di... Il papà di mio nonno faceva le porte blindate. Il papà facevano tutti le porte blindate, non sapevano a cosa servivano, però le facevano. Prevedeva il futuro, diciamo. Va bene, senta, siccome ho preso una casetta, diciamo, vicino al castello, che è la sua salita, che non è che la casetta, però voglio di ognuno nel suo piccolo, ecco, cerca di tutelare quella che è la quotidianità, quindi è possibile mettere una porta blindata all'ingresso della casetta? Ma certo che è possibile, certo. Non c'è nessun problema. Ah, è possibile. E i costi più o meno, che croce? Beh, i costi dipende. A seconda se, per esempio, deve venire su il ragazzo a prendere misure. Chi è il ragazzo? Il ragazzo è lui. Ah, no? Lui sta. Sì, sì, sì. Viene a prendere su le misure e vedere come può venire la cosa, se è in salita, se è in discesa, però diciamo dai 7.000 euro in su. La porta blindata. 7.000 euro in su? In su. Vabbè, lasciamo perdere. Che ho pensato, se vengono i ladri, risparmio. La ringrazio, gentilissima. Arrivederci. Salve. Buongiorno. Buongiorno, arrivo. Eccomi qua, ecco, voilà. Vorrei fare un abbonamento annuale, però. L'abbonamento annuale? Signora, la palestra al primo piano. Questo è un panificio. Lo so. Così sto a posto tutto l'anno. Tengo una fame. Ah, proprio qua deve fare... Qua. Vitino, allora facciamo l'iscrizione alla signora. Salvate con il mio collega, va bene? Ok. Allora, per il quotidiano mi fai 2 euro di focaccia e 1,5 kg di bomboloni, però mi raccomando la crema. Poi una scamorza. Io però una capatina di pomeriggio alla palestra la farei. Ma sta l'ascensore? Faccia pure l'iscrizione. Allora, la scamorza l'hai messa. Che bello! Sono carini. Che sono gli asini, eh? Eh sì. Scrivi, 2 asini. Ci sono. Due asini. Che c'è? Perché ridi? Oh, sono 2. Collega, mo sto pensando. Mo' che i nostri colleghi leggono qua. Vengono 2 asini e pensano che. Che siamo noi. Mamma mia. Cancella, giù, tu sempre laggiù, cioè, giustamente, cioè, proprio come se li mettessimo in bocca. Allora scrivi, così, oltre. Aspetta, allora abbiamo trovato, oltre a noi due, anche altri due. Asini. Cioè, a parte. Così si capisce. Ma cioè, distinguiamole così. Ancora pensi che siamo uno. Muova meglio, muova meglio. Sei fortissimo. Vabbè, vedi, ad avere la precisione, un collega come a te. A chi siamo scemi noi? A chi siamo scemi noi? Vuoi capire perché mi chiamano asini? Però somiglia al comandante. Beh, che guardi, che guardi. Oltre a noi due state voi, capito? Ci dovessimo confondere. Andiamo.
Wow. Pronto? Ehi, io sto arrivando. Ma tu dove sei? Ehi, sto qui, sono già 10 minuti che sto qui. Io sto proprio nella piazza Duomo, proprio. Sto qui. Ah. Senti, ma come ti riconosco? È facile, sono alta 1,67 e peso 51 kg. Quanto pesi, scusa? 51 kg. Ah, 51. E io? Come ti riconosco? È facilissimo, io sono quello col metro e la bilancia. Va bene, arrivo. Esco sempre così. Quel che mi sta la bilancia e il metro, all'ufficio pesa sto io. No. Sì. Che c'è, collega? Certe fortune, guarda. Che sta scritto, Pavicelli? 7. Vedi quante ne stanno? Un affare, si sono sbagliati. E vedi gli altri, vedi? Che pazienza, guarda qua. Pavicelli, 7. No, ne stanno di più. Sono sbagliati.